I clown dottori e l'associazione Apito Marche Don Paolo Tonucci insieme per regalare un sorriso. È stato presentato questa mattina all'interno del seminario il progetto di queste due realtà che trovano come filo conduttore quello di creare un team di clown dottori con lo scopo di prendersi cura delle persone al meglio delle possibilità attraverso un corso dedicato. Per questo, nella serata di venerdì 9 settembre alle ore 21, al centro pastorale di Fano si svolgerà una serata informativa a tutti gli interessati, purché maggiorenni. Andiamo a fare le cose serie. Dove? Ospedali, RSA, emergenze, missioni umanitarie. Vabbè, facciamo una cosa. Voi venite a fare il corso. Magari intanto incominciate a venire alle 9, che vi diamo tutte le informazioni. E poi vi spieghiamo bene cosa fare. Clown terapia è una cosa che ti entra nel DNA e ti cambia la vita, ma anche a te che lo fai, eh. Quindi, se avete voglia di mettervi in gioco, se avete un cuore grande, 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 noi vi aspettiamo. L'associazione Apito si è messa in gioco, io per prima sono felicissima di accogliervi, venite. Se avete voglia di usare un po' del vostro tempo per gli altri, di regalarlo. Il corso si svolgerà da ottobre fino a marzo del prossimo anno per un totale di 250 ore tra formazione, tirocinio e condivisione distribuite in 3 weekend. L'appuntamento sarà suddiviso da 4 incontri infrasettimanali con esperti del mondo medico, infermieristico, intermediari culturali e avvocati. La quota di iscrizione è di 50 euro a fine settimana e una volta ottenuta la qualifica di clown dottore si può operare in coppia in tutti gli ambiti di intervento previsti ad oggi dalla clown terapia, anche in gruppo con lo staff medico e paramedico. L'Apito si è da sempre occupato del prendersi cura, portando avanti quello che era stato il motivo ispiratore tutta la vita di Don Paolo. Questo è un volontariato, un progetto affascinante, ma al tempo stesso impegnativo, perché permette di curare gli altri con una tecnica, una metodica tradizionalmente non molto conosciuta, che sarebbe fondamentale riuscire a portare anche, questo è uno degli obiettivi che l'Apito ha, sarebbe portare anche in tutte le scuole sanitarie che ci sono, dagli infermieri ai medici.